Correva l'anno 2012, cara Veronica Trinetta, e io conobbi quest'uomo, ormai è diventato un uomo, che è diventato anche più alto di me. Ho un attimo detto, pensavo fosse l'anno di nascita, ho detto aspetta, no, non ci no. siamo con i tempi, facevo impossibile. No, 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 io conobbi questo ragazzo che abbiamo qui, che tra poco andremo a presentare nel dettaglio. Era quando sì, era un bambino, era un bambino che era già alto 2 metri in realtà. Tu però c'eri grande. Aveva messo i piedi a molla. Io c'ero grande, sì, già io iniziavo ad invecchiare, le rughe eccetera. Conobbi per la prima volta lui, era un mio alunno, e dissi, ma lo sai che tu secondo me hai un ottimo potenziale, caro mio Alessandro Sbardella. Sicuro, ben trovato. Sicuro sulla sopportazione, Alessandro. Ben trovato e benvenuto intanto, Alessandro. Buonasera a tutti. Grazie mille. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Ben ritrovato. Bene, bene, grazie, benissimo. Allora, intanto grazie per le pastarelle che non hai portato per festeggiare questo evento. Ma poi io lo levo questo vizio. Era tardi. Cioè, no, ma non sei l'unico che subisce questo stalking, mobbing, come lo vogliamo chiamare? Beh, non lavoriamo insieme, cioè, vabbè, nel senso, uguale, cioè, non lo so, vabbè, comunque non ci faccio. Cioè, io quasi quasi volevo rinunciare a questa intervista, però ho detto, vabbè, ormai, cioè, poverino, stava arrivando fino a qui, non mi sembrava il caso. Meno male, però, che siamo in due, quindi ci sono io a salvarti, Alessandro. Allora, come stai vivendo questo momento? Allora, è la prima volta che sono in radio, quindi abbastanza agitato, però allo stesso tempo sono felice di essere qui. Quindi bene, ma è una mi chiacchierata sto rilassando tra amici. Piano piano, infatti. Ecco, appunto, quindi proveremo a metterti in difficoltà quanto più possibile. No, va benissimo. Tu chiedi l'aiuto del pronto. Pubblico, cioè okay. io ti aiuto, non ti preoccupare, quello cattivo è lui, sono quella buona. Allora, però lascia a te la allora palla. Sì, no, guarda, dunque io ho sempre seguito lui da quando poi non ho più insegnato, insomma, in quella scuola, l'ho sempre seguito e vedevo i suoi video, no? Quindi detto, perché ma... hai iniziato in fasce quasi a cantare grazie all'aiuto di qualcuno, poi oltretutto che è anche qui con noi, ma anche se non si vede la salutiamo, la mamma si chiama la mamma che mi sono già dimenticato, Giulia, signora Giulia, grazie soprattutto perché insomma voglio dire ti ha dato al mondo, anche ti ha messo al mondo, ma ti ha donato quelle corde vocali che insomma qualcuno potrebbe anche invidiare, no? E quindi io dicevo, no, lo vedevo fare questi video, così gli ho chiesto, ma scusami, ma perché insegnami. Non porti lasciamo perdere, detto, perché non porti qualcosa, cioè in radio, cioè voglio dire, lui è una mia creatura, posso dire, sono il Pippo Baudo della situazione in questo momento, mi sento cala. Un po' Pippo Baudo, del resto lui è catanese, io palermitano, vabbè, Giuseppe entrambi in qualche modo l'ho inventato io che fortuna, Alessandro, a pennello. Quindi la domanda è stata proprio quella, ho detto, scusami, ma se io non vedo dei tuoi inediti, dico, però magari ce li hai da qualche parte nascosti. Ebbene, e lui mi ha detto sì, ce li ho, te li faccio sentire. Nascosti, li abbiamo ascoltati, li abbiamo selezionati e stasera ne ascolteremo uno di quelli che secondo me, devo dire, è molto più radiofonico rispetto agli altri, anche se gli altri effettivamente ce n'è uno poi dedicato alla mamma. Sì, esatto. Non è che più radiofonico, è quello dove lui non piange meno. Ok, brava, esatto. Siccome meno siamo in diretta, emotivo. Esatto. Okay. Quindi non era poi carino che conducessi solo io poi l'intervista. No, no, infatti. Però mi sono portato il fazzolo, ce l'ho qua in tasca. Okay. Quindi, non si sa mai, dico magari. Ok, ecco. Quindi raccontaci un po' come scrivi. Io sono sempre curiosa di sapere come scrivi, da cosa ti ispiri. Sono le domande quelle un po' classiche, però sono quelle che ti fanno conoscere di più l'artista. Sì, effettivamente sì. Diciamo che io scrivo quando ho necessità di dire qualcosa. Per me scrivere e fare musica è una necessità, cioè ne sento proprio il bisogno impellente. Certo. Diciamo che anche ci sono diversi modi in cui scrivo. A volte cerco di non razionalizzare, ma ascoltare quello che provo, capire perché sto provando quella cosa e metterla su carta. A volte invece ho talmente tante emozioni dentro che dico devo dare una riordinata e mi butto a scrivere su carta e penna, esattamente. E poi da lì mi metto sul piano, cerco qualche accordo e comincio a scrivere, le parole poi vengono da sé. Oppure a volte mi pongo una domanda, dico cosa farei io, il me di adesso cosa farebbe in questa situazione? Quindi cerco di rispondere e cerco di catapultarmi in quella situazione e cercare capire cosa faccio in quella situazione, in modo tale che qualcuno che si trova in quella mia stessa situazione può trovare si può immedesimare anche, esatto. No? Quindi ti aiuti con il pianoforte anche, quindi da autodidatta, strimpello un pochino, però
Beh, bello, insomma. Bello, sì, 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 assolutamente. Poi si appunto sta imparando da solo. Io anche sono un'altra che ci si è buttata, ma con scarso successo e scarsi risultati, però lo trovo uno strumento assolutamente meraviglioso. Sì. E quindi però è ottimo che, nonostante la tua giovane età, scrivi un po' all'antica. Dipende, sì, a volte dipende sempre dalla situazione, dipende sempre quello che voglio dire, mm-hmm. Di cosa voglio parlare, in base a cosa sento. Però appunto hai citato il pianoforte, carta e penna, sono rare come sentite da sentire. No, perché la maggior parte degli ospiti... questo è la cosa che mood, mi viene meglio. Perché la maggior parte degli ospiti che abbiamo in studio, o comunque insomma, che intervistiamo, spesso si mandano dei vocali automatici, tipo non so, cose di questo genere, oppure chi registrano sul telefono. Chi fa delle frasi, chi si occupa della musica, quindi... Fanno così, invece tu proprio carta e penna come beh, un classico, sì. Ma si vede che è bravo e ligio, si vede, vedi? Gio Filippi ogni tanto qualcosa di buono lo fa. Ci vede lungo. Sì, quindi sì, ogni tanto. Hai messo un semino buono in Alessandro. Meno e male. E dieci anni semino dopo... l'ha messo suo padre, non l'ho messo io di certo. Non diciamo cose che poi quasi qualcuno... Cioè, non sono io. Anche se potrebbe essere quasi tuo figlio anche lui. Però. Perché dobbiamo girare il dito nella piaga? Cioè, non è necessario. Ti salvi il calcio d'angolo perché ci dobbiamo fermare. Ecco, e poi cominciamo male, da un altro argomento dopo. Torniamo tra poco con Alessandro Sbardella. Eccoci qua, sempre in diretta dagli studi di Amici Network, siamo in compagnia all'interno della rubrica del disco volante di Alessandro Sbardella, un ragazzo, buonasera a lei, direttore, ben ritrovato. molto preciso. Sì, visto, è risalutato, è educato. Bravo, ma è bravo. Bravo, sì. Ma faccio cambio. Ah, va bene, per me. Tanto va gli occhi ce li avete chiari tutti e due, ma vi somigliate un po'. Sì, in realtà è mio fratello minore, sì. No, da padre a fratello, cioè proprio il passo è stato breve, brevissimo. Infatti dal semino. Ma torniamo a parlare della musica del nostro Alessandro, appunto. Quindi tu ti cimentavi in video delle cover, quando in realtà tu sei cantautore. Quindi adesso abbiamo fatto uscire dal gattino, sei diventato leone, finalmente. Sì, diciamo di sì. Alla fine... Il primo pezzo l'ho scritto quando avevo 17 anni, che è questo poi, oltretutto, che andremo ad ascoltare tra poco, bene. Quindi, sempre perché sentivo quel bisogno impellente di dire qualcosa. Fino a quel momento non mi ero mai messo seduto a scrivere qualcosa. Lì ho sentito proprio il bisogno di farlo e quindi da lì è nata poi questa canzone, che si chiama Cuore Solitario. Come dicevamo anche con il Putra, l'artista che abbiamo intervistato poco fa, perché è terapeutico poi scrivere, quindi in primis fa bene all'artista scrivere, poi quando qualcuno si identifica in quello che tu hai scritto, penso che sia di una soddisfazione. È bellissimo, io la immagino come una mano invisibile che va a aiutare qualcuno, cioè, esatto. Mi piace immaginarla così, tendo una mano a chi non mi conosce, però questo è il bello della musica, che ci accomuna tutti in qualche modo. Io pure al semaforo a volte tendo la mano ma non mi aiuta nessuno, non capisco come mai, cioè sono però di ognuno ci prova in qualche modo, vabbè, ognuno il suo. E senti, tutte le canzoni quando le scrivi, chi le ha? Questa è una domanda che fa di solito Gio Filippi, ma invece la mia curiosità questa volta ti precede. La curiosità è donna, ovvio. E chi le ascolta per prima o per primo? Io ho un sospetto. Mamma sicuramente, ecco, appunto, lei è la prima. Sì, è sempre stata la prima. Sì. E alcuni miei amici stretti. Ma c'è qualcuno che ti dice no, non mi piace, cioè c'è stato, oppure dico no, bravissimo, e poi magari faceva cagare la canzone, allora, perché poi cioè succede spesso, perché poi ti danno il contentino ma in realtà magari poi non piace. Allora, in realtà quando io faccio ascoltare qualcosa dico non mi devi dire le cose positive ma dimmi le cose negative, certo, in modo bravissimo. Tale che io possa migliorare. A me piacciono, cioè io mi arrabbio quasi quando non mi si fanno critiche. A no, me no, piacciono le critiche quando costruttive, certo, che mi aiutano a migliorare in qualche modo. Se devono demolire non mi piacciono perché non servono a niente, no, invece certo, se portano al mio miglioramento ben vengano. E quando i miei amici magari mi dicono no, è bella, voglio sapere però le cose che sono negative, glielo chiedo proprio, che c'è che non ti piace? Per anche la perfezione ha un'imperfezione, quindi non per credo andare nella perfezione, esatto, ma poi è brutta la perfezione, no, è noiosa, invece è bello se ognuno ha appunto delle particolarità, esatto. E ti è successo magari appunto tra i tuoi amici già qualcuno che ti ha detto cioè mi ci ritrovo io in questa canzone? Sì. E che cosa, che sensazione si prova? Perché è non bellissimo, lo so. È proprio bello, cioè poi io essendo molto empatico e ti dicono una cosa del genere,
ti emozioni insieme al tuo amico o alla tua amica. Mm-hmm. E quindi io mi sono sentito al settimo cielo, sinceramente. È vero, ci credo. È proprio una cosa bella, bella, bella. Indescrivibile. Ah, ma se lo descrive il tuo volto e sì, il tuo sorriso, è vero, stavo per dire la stessa cosa. Ha gli occhi sognati e un sorriso a 50 miliardi di denti. È fantastico. Sì, quanti denti hai? Ecco, allora, visto che lo andremo a ascoltare tra pochissimo, Cuore solitario, vogliamo anticipare qualcosa rispetto a questo brano prima di andare ad ascoltare? Fasto dolente, abbastanza, però ancora niente, brucia. Non ci fa mai fatti i suoi lei, io niente, no, incredibile, deve sempre andare lì. Mi hanno messo qui apposta perché io... Diciamo che l'ho superata, ma ogni tanto se brucia un pochino ancora. Parla di una ragazza con cui mi stavo sentendo piano piano questa frequentazione è salita piano piano a livelli più alti, nel senso non è mai successo nulla, però ci stavamo conoscendo bene, parlavamo tanto e di punto in bianco è finita così, senza che ce ne fossimo ghosting accorti. Esatto, e quindi da lì io ho detto oddio, è successo veramente, è successo, però ci scrivo sopra, però esattamente un po' come... è stato. Eh sì, beh, alla fine è una cosa che mi ha aiutato poi a sbloccarmi dal punto di vista della scrittura. È quello che dicevamo anche prima con l'altro artista, dal no? Cioè, dolore, dalle cose negative poi si crea qualcosa, ti ha fatto scrivere una canzone, quindi da una parte delle cose forse devono accadere per poi far nascere qualcosa di bello, perché altrimenti non avessi mai scritto questa canzone, probabilmente. Probabilmente no. Cioè, comunque diciamo è che è stata la goccia. Volente o nolente, è entrata nella tua vita più in positivo, quasi direi, che in negativo sotto certi punti di vista, no? Vero. Che comunque la tua opera prima, per cui ecco. C'è il mitico Sam Smith, io ogni tanto lo cito, che lo dice sempre, lui ha ringraziato il suo ex, che lo fece soffrire tanto, perché lo ha reso Sam Smith. Lui senza quella sofferenza non avrebbe scritto quei testi. Chissà, adesso stava magari avrebbe lavorato al McDonald's, che ne so. Immagini Sam Smith al McDonald's, o magari al Burger King, cioè, a uno dei due, insomma. Quindi Alessandro, annuncia tu il tuo brano che andremo ad ascoltare proprio adesso. Allora, il mio brano si chiama Cuore solitario, scritto da me e dal mio maestro di canto Davide Papasidero e riarrangiato da Nicco Verrienti. Bene, buon ascolto. E lasciando mamma mia ragazzi, questa cuore solitario Alessandro Sbardella qui nel disco volante di Radio Roma di stasera. Parlo io, una matriosca praticamente. Muovi lento, fermo un attimo. Sì? Alessandro, vai, facci il ritornello a cappella, vai. E ti muovi lento, a stento, per paura di sbagliare, non puoi rimandare, celare ogni traccia del dolore, quelle notti pensando al tuo odore, senza averne provato il sapore, e lasciando insaziato il mio cuore solitario. Alessandro Sbardella, signori e signori, a stasera parlo io, la prima serata di Radio Roma, perché qui c'è solo il meglio del meglio. E bravo. Quindi non poteva che essere altrimenti. Bravo. Senza autotune? No, infatti, senza effetti speciali, senza nulla, invece lui l'ha fatto così. Nemmeno il reverbero, che è quello di solito si usa. Niente, così, proprio ci così. Ci piace. Pulito, allora, tutto è crudo. Io volevo chiederti, dunque, tu hai partecipato a diversi contest, no? Sì. E tu nella tua bio scrivi alcuni li ho vinti, alcuni li ho persi. Sì. Che poi insomma perdere ci sta, voglio dire, poi sei giovanissimo, è normale, insomma non sempre si può vincere, no? Cantavano i Rockers, la signora mi correggerà se dico una gastronomia, ok, erano i Rockers, sì, e perché dice non sempre si può vincere, bisogna sapere perdere. A me la cosa interessa però, è cantare, bravo, questa è la cosa, però nonostante insomma qualche sconfitta, qualche delusione, tu sei arrivato primo anche in alcune situazioni, mi sembra di ricordare, giusto? Sì. E l'ultimo è stato quest'estate, ho partecipato al concorso Note d'Estate in Puglia e eravamo divisi in interpreti e cantautori. Okay. Sono arrivato primo tra i cantautori con un altro brano e poi secondo nella classifica generale. Ah, quindi addirittura! È stato wow. un bel traguardo, sono stato contento, soprattutto perché era la prima volta che portavo una mia creazione
è solo mia, quindi... Il leone ha iniziato anche a ruggire, attenzione, attenzione, tra poco si prende tutta la savana e non ce n'è più per nessuno. No, che poi, insomma, ecco. C'era anche una giuria, cioè non è come il nostro Michalizio che va a fare la giuria, cioè lui aveva... E comunque sì. Era Cassinis che andava a fare la giuria. Sì, era Cassinis, scusami, non Michalizio, pardon, cioè non era il Cassinis della radio, capito? C'era Beppe Fisticchio, capito? Cioè non è sì, che c'era uno... di giuria, infatti... Ma gliel'hai tirata la barba, è vera? No, è vera, però... Così. Senti Alessandro, al prossimo contest se ti serve una corista va benissimo cioè, andiamo insieme allora. io porto solo la mano, faccio così io mi propongo sempre come corista fino adesso nessuno mi ha richiamato comunque. Come mai, vabbè, c'è sempre una prima volta, dai, magari. Ma sempre anche questa frase mi dite, quindi secondo me c'è qualcosa che non va, ma ne riparleremo un giorno. Allora, quindi Alessandro, anzi, a proposito anche di questa cosa che ha detto poco fa Gio e avete detto insieme, appunto, si vince, si perde, ma soprattutto si impara. Assolutamente. E che cosa hai imparato, ecco, dalle sconfitte o anche dalle vittorie? Ho imparato che... essere se stessi è sempre l'arma vincente, e che voglio sempre salire sul palco e cantare, voglio fare questo nella vita. L'hai questa capito, la vocazione è questa. È questa, sì, assolutamente. Voglio svegliarmi la mattina con una mia canzone alla radio, voglio che qualcuno si riconosca nelle mie canzoni e mi dica grazie perché mi ha aiutato. E sarei contentissimo con queste cose. Grazie perché... sì, sì. Beh, sarebbe molto bello. Però ti volevo chiedere, ma tu, sì. Cioè, la vocazione adesso che l'abbiamo capita, ma quando è che hai capito invece che dici, ma mo ci provo? Allora... Cioè, c'è stato un episodio in particolare o qualcuno, a parte Gio Filippi, che ti ha spronato? Però... Sembrerà banale, ma mia mamma è quella che mi ha sempre sostenuto da questo punto di vista. È una Abbiamo cosa iniziato a cantare quando avevo 5 anni al karaoke. Mi ricordo che cantavo Brutta e 10 ragazze. Brutta? Ma di Canino, mamma mia! Sì, che... Ma l'originale o quella modificata? Quella... No, l'originale era microfono piccolo e cantavo Brutta. Cioè, almeno lui cantava, perché spesso capisci? Succede nei karaoke che i bambini vogliono cantare e non cantano. Quindi tu invece, signora, cantava proprio. Prendevo il microfono, sì, no, mamma, fai canta Brutta. Dicevo, no, è fantastico perché i bambini di oggi dicono: no, guarda, mio figlio è bravissimo. Cantano il ritornello, capito? Sì, però canta, non possiamo fare canzoni di ritornelli. Funziona, e battono sul microfono. Tu... Vabbè, succede dettagli, anche questo. Dettagli. Quindi, invece, lui era un talento sin da piccolo. Quindi, che progetti ci sono? Se li possiamo dire, se non li possiamo dire, insomma, cosa bolle in pentola, Alessandro? Allora, la prima cosa che voglio fare è aprirmi Spotify, assolutamente. L'account, quindi a breve ti troveremo. A breve sì, lo farò, quindi stay tuned, come si dice. Bravo, fallo tu perché noi siamo dei boomer. No, ci possiamo permettere questo. Poi, per te, scusa. Sto lavorando a tantissimi miei pezzi, cioè adesso ho preso proprio il via, appena ho un minuto di tempo mi metto, suono, scrivo, quando mi vengono qualche idea, magari in mezzo alla strada, prendo il telefono, faccio un messaggio vocale per ricordarmelo, perché sennò... Lo vedi, lo fai anche tu. Ma l'ispirazione quando arriva, se sei giusto, anche per strada, ecco, l'importante. Poi magari quando vedi una cosa che cattura il tuo interesse, ti viene in mente una melodia, qualche parola, per forza devi farlo, perché sennò poi 2 secondi dopo te la scordi. Un ritmo, due parole per un ritornello, perché a volte possono quelle proprio... Esattamente. Tipo con Ciao Ciao ci hanno fatto una hit, per esempio, no? Quindi ci avresti mai pensato? No, e loro invece l'hanno fatto. Quindi è importante catturare il momento giusto. Bravo, fai bene Alessandro. Grazie. Quindi a breve Spotify, nel mentre, come ti possiamo seguire, ecco, per rimanere aggiornati per quando aprirai appunto il tuo account Spotify, insomma, allora, queste cose così. Sicuramente su Instagram come Alessandro Sba sono salvato e ho anche Alessandro Sba. Ho anche trovato un nome d'arte, quindi a breve... Ah sì, anche quello, assolutamente. Non possiamo saperlo. Però ancora no, a breve. Tante anteprime, mi raccomando, accertati prima che non ce l'abbia qualcun altro, perché sennò poi si rischia di fare la gaffa che ho fatto io involontariamente l'altra volta. Succede. Non dovrebbe averlo nessuno. Ah, ok, meno male. Un termine che mi descrive perfettamente come sono fatto, bene. Cosa come sono fatto, quindi... Interessante e curioso. Bene. Poi su TikTok, sempre come Alessandro Sba, molta fantasia, però... Quindi aspetta, Instagram e TikTok? Per il momento sì, poi a breve Spotify. Non ha Facebook? Sì, ce l'ho, però ce l'ha. Non lo uso da un sacco di tempo. Eh beh, normale, fatti una domanda. Cioè, capisci? Eh beh, certamente. No, sempre perché siamo dei boomer, quindi Instagram, TikTok, Alessandro Sba. Esattamente.
anche come Alessandro Sbardella comunque dovrebbero trovare. Appare. Grazie per le delucidazioni, grazie. No, quindi ricordiamo anche che se avete un matrimonio, non so, un compleanno, un battesimo, qualunque cosa, lui viene direttamente a cantare presso le vostre sale. Quindi io sono l'impresario, lo diciamo, questo lo dobbiamo dire. Ma sempre che tipo pubblicità, ma non si fa. Non lo potevo dire? Scusa, ti compri uno spazio pubblicitario? Chiedo scusa, pensavo di poterlo dire, invece no. Pardon. Guarda, vabbè, come lucrare. Però immaginati lui che arriva, povero Gabbiano, lo sapevo, hai perduto la compagna. Io guardo, spero che prima o poi si eclisserà prima o poi questa cosa, lo spero. Sto Gabbiano emigrerà prima o dopo, no? Finirà questo periodo dalla primavera all'estate. No, ti prego, me la devi intonare però, non so fare... Fare il neomelodico è un arte, tu fai così. E io non so farlo. Ma quanto è bravo questo ragazzo. Basta. Sono Alessandro. Guarda, ho chiuso il micro, non si sente più giù. Allora Alessandro, purtroppo il tempo a nostra disposizione per terminare, proprio abbiamo qualche manciata di secondi, e quindi ricapitoliamo: Alessandro Sbardella, Instagram, TikTok, a breve sulle piattaforme potremo anche ascoltarti. Su YouTube già possiamo trovare qualcosa? Ancora no, ho aperto il profilo, ma è anche è tutto work in progress. Noi qui a Radio Roma abbiamo l'anteprima, quindi in anteprima nazionale, mondiale, universale. Quindi rimanete sintonizzati sia sui canali di Radio Roma sia su quelli di Alessandro Sbardella per appunto per questo talento, che è questa stella nascente. Grazie. Nel mondo della musica. Ricordati di me quando poi diventerai famoso per i concerti. Io faccio la corista, visto che tu sei vecchio stampo, io anche corista vecchio stampo. Tipo quando andavo in concerto Ramazzotti, cioè quelle cose. Magari. Magari sì, va bene. Grazie mille Alessandro. Grazie, è stato a un voi. Piacere, ti sei divertito? Assolutamente sì. Bravissimo, così poi gli altri ci credono e vengono a trovarci. No, è vero. Speriamo. Noi ci ritroviamo invece, io e te, Gio Filippi, tra poco nella terza ora. Immancabile. Arriva lo Secret, quindi mi raccomando, mandate a letto i bimbi, perché Veronica Trinetta questa sera si spoglia, quindi restate liberi. Non è stasera? No, ancora troppo freddo, non lo posso fare. Peccato. Ecco, tra poco con la terza ora di stasera parlo io.